Benvenuti a Kronos, appunti da un libro, e benvenuto a Enrico Pandiani che oggi è qui con noi. Ciao Enrico! Ciao Carla, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Oggi con Enrico parliamo del suo ultimo romanzo, Lontano da casa. Allora, primo, chi sei tu Enrico? Sei torinese, ma io so che hai mezzo cuore a Parigi, questo intanto, vero? Assolutamente. Assolutamente. Poi sei sei grafico, illustratore anche di testi a fumetti e sei un grande scrittore. Hai creato una meravigliosa serie, la prima serie Les Italiennes, ambientata appunto a Parigi, dove c'è questa brigata criminale comandata da Mordenti o Mordenti, se dobbiamo dire così, bellissima. Poi un'altra serie sempre sul noir investigativo con un ritmo molto pressante dell'investigatrice privata Zara Bozzaves, bellissimo anche questo. E poi ogni tanto Enrico tu ti stacchi dalle tue serie e ci regali delle chicche meravigliose, dei romanzi fuori dal coro, diciamo, delle serie. Il primo è stato Polvere, bellissimo, e adesso siamo a Lontano da casa. Innanzitutto il titolo, perché Lontano da casa? Anche qui siamo nel noir, diciamo. Sì, è un noir soprattutto, è un noir con una brutta storia dietro e tutto quello che è con tutti gli stilemi del noir. In realtà Lontano da casa è nato forse prima ancora del romanzo, il titolo, perché tutti quanti i personaggi che ci sono in questo romanzo sono in qualche maniera lontani da casa. Lo è la protagonista, che si chiama Yasmina, che è una iraniana curda che è arrivata in Italia a 5 anni, che adesso è un'assistente sociale. Lo è la coprotagonista, che è una poliziotta invece molto dura, molto revanchista, che si chiama Pandora, ed è lontano da casa perché è stata sbattuta in periferia come cosa punitiva dalla mobile della questura in centro, e quindi lei si trova lontano da casa. In qualche maniera per lei è durissima alzarsi tutte le mattine in centro città nella sua bella casa e doversene andare in periferia a lavorare al quartiere, e lo sono molti personaggi del romanzo: i neri a cui Yasmina insegna l'italiano, i senza tetto che non hanno più una casa, che vagano per la città in cerca di qualcosa da mangiare, in cerca di qualche soldo. Quindi in pratica tutti sono lontani da casa. Tutti. Lontani da casa, sì. Bello. Tutti. E infatti Lontano da casa è ambientato in un quartiere di Torino, Barriera, dopo ne parliamo, sì. E diciamo che la storia parte dal ritrovamento del corpo di un ragazzo di colore che viene ritrovato nudo, senza documenti, eccetera. Parte un'indagine, in questa indagine vengono coinvolte queste due meravigliose protagoniste, Yasmina, l'assistente sociale, e Pandora, questa particolare poliziotta. Allora, queste due donne sono totalmente diverse, hanno visioni del mondo diverse, ma alla fine nella tua storia si ritrovano grazie a forse questo amore per la giustizia e per la verità. Quindi vediamo prima questo Barriera Milano. Perché Barriera Milano, questo quartiere, perché e com'è questo quartiere? Ma guarda, io è da un po' di tempo che ho deciso che le mie storie, quali che siano, bene o male, hanno a che fare con la periferia delle città, perché la periferia delle città è il luogo, secondo me, dove oggi si trovano le storie, dove oggi si trovano protagonisti credibili, dove oggi si può raccontare una storia che abbia a che vedere con la realtà, che abbia a che vedere con quello che ci capita tutti i giorni. Quindi questa è stata una decisione che mi ha portato a visitare, andare a prendere questi grossi tram che le attraversano, per conoscere le persone, parlare con le persone. Soprattutto perché per quello che io ho visto delle periferie in giro, Torino, le periferie torinesi sono molto particolari, sono dei posti
molto curiosi, molto fascinosi in qualche maniera. Sono tutte, praticamente sono tutte nate attorno alle grandi fabbriche che ci sono state una volta, quindi sono stratificazioni di immigrazione, sono stratificazioni di immigrazione dal sud, dagli operai che sono venuti a lavorare dalla Fiat nelle grandi fabbriche torinesi, sono stratificazioni dei primi immigrati magrebini dell'est, che oggi addirittura sono quasi razzisti nei confronti di chi arriva in questo momento, perché loro si sono in qualche maniera integrati e quindi i nuovi arrivi rischiano di rimettere tutto quanto in discussione. Certo. Ma infatti c'è una bellissima frase che secondo me è assolutamente meravigliosamente descrittiva di questo ambiente, quando si dice: stavo pensando alla barriera, anche se cerchi di stare lontano dai guai, alla fine te li procura lei. E questo credo che sia, è un quadro, no? È un dipinto che tu fai di questo quartiere. Ma in tutta questa storia io volevo due parole per descrivere queste due donne, Jasmina e Pandora. Chi sono e sono descritte in una maniera stupenda? Ma guarda, il loro Jasmina rapporto. Sì, infatti, che è la cosa che a me interessava. Diciamo che la spina dorsale del libro è l'incontro e il rapporto di queste due donne che hanno due visioni, come dicevi tu, del mondo totalmente opposte. Jasmina è una trentenne, è una volontaria, è un assistente sociale, insegna l'italiano ai neri, si occupa degli senza tetto, fa la raccolta del cibo per il banco alimentare. E quindi aiuta va a trovare una vecchia signora chiusa in un RSA e le legge dei libri, quindi la fa evadere in qualche maniera da questo luogo triste attraverso le storie. Ed è una persona che ha una visione positiva del mondo, nel senso che tutta la sua esistenza è dedicata all'aiuto di queste persone. Pandora è l'opposto. Pandora è una donna scontenta, cinquantenne, magra, questa malattia che non le fa sentire il freddo, quindi è gelida in qualche maniera. Gelida fuori e gelida dentro. Gelida fuori e dentro. È una donna che è stata appunto è un'ispettrice di polizia che lavorava per la omicidio alla mobile, quindi alla questura in centro di Torino. Per una questione, per una punizione è stata mandata nel commissariato di Barriera di Milano in periferia, e questo lei non lo sopporta. Lei detesta gli immigrati, detesta la sporcizia, detesta le periferie, detesta tutte le mattine alzarsi nella sua bella casa e dover andare in barriera a lavorare, e quindi questo fa di lei una donna acida, una donna che ha veramente una visione negativa del mondo. Si incontreranno perché entrambe hanno interesse a scoprire chi ha ucciso questo giovane nero, che era un ex allievo di Jasmina, per due ragioni totalmente diverse. Pandora perché pensa che risolvendo quell'omicidio, che non ha il compito di fare, quindi lo fa di straforo, pensa che risolvendolo potrà tornare alla mobile. Jasmina vuole sapere invece chi ha ucciso il suo... Certo, il suo perché è un amico e perché comunque ha questo senso della giustizia profondo. Per riuscire ad arrivare ad ottenere quello che vogliono, dovranno trovare un punto d'incontro fra loro due, perché all'inizio volano bassissimo. È un disastro, volano in insulti, litigano, si nascondono gli indizi. Senti, c'è un altro personaggio che io ho amato tantissimo, questo misterioso e affascinante Smemo. Non riveliamo tutto, ma almeno un po' il suo personaggio. Sì, no, Smemo è un po' il punto attorno al quale gira tutta la storia, nel senso che Smemo è un senza tetto che non ricorda assolutamente nulla, e lo chiamano Smemo proprio perché non ricorda né come si chiama, né da dove viene, né chi era. Ed è un personaggio che ha un bellissimo rapporto con Jasmina, nel senso che ogni tanto lei lo vede, gli salta fuori all'improvviso, allora vanno a prendere un tè, vanno a prendere una pizza. È un po' il grillo parlante. E lei fa di tutto per aiutarlo, ma lui non si lascia aiutare perché è sfuggente, perché nonostante
lei capisca che viene da un ambiente raffinato, perché per come prende il tè, per come parla, per il fatto che si spruzza un deodorante addosso per non puzzare, capisce che, lei, che lui viene, ma non, non riesce a comprendere il perché della sua reticenza a farsi aiutare. Quando lei sta per farlo, lui scompare e poi ricompare di nuovo, quindi è un personaggio molto emblematico. È molto affascinante, molto, molto affascinante. Senti, c'è una cosa, una mia curiosità che però leggendo i tuoi libri, soprattutto questi romanzi, viene fuori. I nomi di queste donne, Jasmina, Pandora e In polvere, che è un romanzo meraviglioso, questo personaggio fantastico che sarà questa ragazza che si chiama Tundra. Cioè, come trovi questi, questi nomi? Allora, parto da Tundra, che è forse il personaggio femminile dei miei romanzi che più mi è rimasto dentro, che ho adorato, ho amato alla follia. E Tundra, un giorno un'amica ha messo un messaggio, ha fatto un post su Facebook e a un certo punto tra le risposte vedo una signora che si chiamava Tundra. Che si chiamava davvero Tundra? Sì, Tundra. E sono rimasto secco, ho detto, ma è meraviglioso, una donna che si chiama Tundra per me è una cosa straordinaria. Allora le ho scritto, le ho detto, ma scusa, ma ti chiami Tundra, è un soprannome o ti chiami proprio Tundra? Lei mi fa, no, mio padre mi ha chiamata Tundra. E io, per il personaggio che era Tundra, ho trovato che fosse perfetto, no? Perché la Tundra è una... è una terra sulla quale puoi costruire qualsiasi cosa, perché praticamente non c'è nulla. E quindi l'ho chiamata Tundra. Jasmina è un nome... Sì, Jasmina è più comune, diciamo. E Pandora, per questa poliziotta eccezionale. Pandora era obbligatorio, perché Pandora in qualche maniera scoperchia la pentola dei malefici, del dolore, della razza, che è quella di Jasmina, quindi a un certo punto Jasmina lo dice, che quello che ha fatto Pandora con la, sì, col vaso. Bellissimo. Pandora, lei l'ha fatto. Senti, quindi, Enrico, stai scrivendo qualcosa? Ritorni all'Esitaliano, un nuovo romanzo tipo Polvere lontano da casa, cosa stai scrivendo? Guarda, ho scritto, ho finito e uscirà il 25 di gennaio un nuovo romanzo per Nero Rizzoli. Ed è una nuova serie, totalmente nuova, con quattro personaggi meravigliosi, che sono quattro evasi, che sono evasi in Francia, ma che per la storia della vita, nel giro di tanti anni, sono arrivati a Torino e si sono rifatti una vita a Torino. Fantastico! Sono due donne, due uomini di varie età e varie etnie. E lo stesso giorno uscirà un racconto di Zara Bosdaves su un'antologia che si chiama Detective Indaga, di PM, il cui devoluto andrà tutto alla Croce Rossa, i diritti andranno tutti alla Croce Rossa. Fantastico, Enrico. Allora, ricordiamo il tuo libro Lontano da casa, aspettando i prossimi, e un grazie di essere stato con noi. Grazie mille, grazie, ciao Enrico. Grazie a te, tanti saluti e a presto. Grazie. Grazie a tutti. E Kronos vi dà appuntamento al prossimo libro.